Eccomi qua. No, figa, li devo ammazzare tutti, non ci credo, Arnold, sei uno stronzo di merda. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio di Pokémon Crepuscolo. Ragazzi, nello scorso episodio siamo giunti a Fiordoropoli e abbiamo scoperto che è in atto un'invasione zombie. Un po' come il nostro amato Pokémon Snakewood, che su questo canale è sempre stata una presenza costante. Ma adesso ragazzi, siamo qua in questo nuovo gioco che vi invito a sostenere, sì, è giusto in italiano, fino alla fine, perché ragazzi il primo episodio non è andato bene in feed, quindi se ve lo siete perso ve lo lascio in descrizione sperando di ricordarmi, nel caso andatelo a rivedere. E nulla ragazzi, lasciate un bel mi piace e iniziamo subito. Allora, nello scorso episodio eravamo arrivati nella safe house e dovevamo parlare con Dave per il nostro primo incarico, in quanto dobbiamo, diciamo, guadagnarci la pagnotta qua dentro, in quanto dobbiamo sopravvivere. Quindi andiamo a vedere che diavolo vuole Dave. Ehi, hey Ethan, quando ti stavo portando qua dentro mi sono accorto che un Houndour infetto mi stava seguendo. Ah, ok, perfetto, pure i Pokémon. Ah, ok, madonna, sono un cazzo di genio. Un Houndour, un Pokémon? Sì, umani e Pokémon possono essere infettati alla stessa maniera. E quindi non ho alcun proiettile rimanente e non ho nemmeno un Pokémon abbastanza forte con me. Siamo totalmente al sicuro qua, ma non è una bella sensazione quando c'è uno zombie fuori dalla porta. Il tuo Quilava sembra abbastanza forte, quindi per affrontare quei mostri, ok? Sempre difficoltà con il font, che è un po' un problema. Dobbiamo eliminare quell'Houndour. Ok, perfetto, quindi dovremo andare... Ah, ok, perfetto, ci porta direttamente qua. Flashback, non lo so, che cazzo... Oddio, ma perché è azzurro? Che devo fare? È tutto nelle mani del tuo Quilava. Dimentica tutto quello che sai sulle battaglie Pokémon. Adesso si chiama sopravvivenza. Con la... Ok, perfetto, raga, come Pokémon Nightmare, me lo ricordo. Ok, allora, con A, quindi con Z in questo caso, posso utilizzare Graffio. Ok, the wheel tech brand and your... You can see your HP on the hub. Ok, perfetto, ci sta spiegando come si combatte in questo gioco, che, come vi ho detto, è un survival, quindi no, è un survival, scusatemi, e quindi non c'entra un cavolo con le solite battaglie Pokémon che conosciamo. Ok, possiamo attaccare solo quando la barra dei PP è sotto... Ok, benissimo. Ok, Brando, attacca. Quilava, ok, penso che lo debba controllare io. Oddio. Oddio, che roba cattivissima. Che roba cattivissima. Ma io lo sto ammazzando che? No, 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 mi sta seccando. Mi sta seccando. Aiuto, 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 aiuto. No, 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 no. Oh, ma finisce la cosa. Oh, ma io come cazzo faccio? Come faccio a curarmi? Come faccio a curare? Forse con una pozione. E ne ho zero. No, 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 no. Mi ammazza. Mi ammazza tantissimo. Mi ammazza. Mi ammazza. Cazzo. Mi riporta l'altro salvataggio. Ok, siamo qua ragazzi, quindi rifacciamo velocemente. Ok, allora, io, cioè, lo stavo attaccando, vero? Perché io sto premendo Z perché corrisponderebbe alla A, ma non vorrei che fosse la A quella della tastiera, perché altrimenti ho tipo sbagliato tutto. Cioè, come faccio a capire che gli sto facendo del male? Allora, balziamoci velocemente questo pezzo. Lo stile di combattimento, ragazzi, è esattamente a quello di un gioco che giocai tempo fa, non su questo canale. E anzi, penso che sia esattamente lo stesso, solo che in quel gioco lì... E vaffanculo, dovevo usare A, infatti. Non è come, cioè... Dai. Ma lo sto colpendo io, almeno. Cioè, non riesco a capire se lo sto colpendo o che... E no, muoio, continuo a morire. Come cazzo è possibile una roba del genere? Allora... Va bene, sì, ci siamo fino a qua. Allora, cazzo raga, è impossibile. Sto già registrando da 4 minuti, non ho fatto nulla. Ma cos'è sta storia? Allora, sì, siamo salvi. Ok, adesso provo a salvare durante il combattimento. Così almeno se dovessi morire non ci sono problemi per ricominciare. Perché altrimenti se no ci mettiamo 400 anni. Ok, eccoli quell'Houndour. Io nel caso, raga, potrei tagliare e farvi vedere il momento in cui lo uccido, insomma. Perché altrimenti veramente ci mettiamo 400 anni. Fermi, salva. Porca puttana, non puoi salvare qua. Fermo. Sto già sbagliando tutto, sto sbagliando tutto, sto sbagliando tutto. Ok, perfetto, l'ho preso.
Ok, forse ho trovato la strategia, raga. Mordi e fuggi, mordi e fuggi. No, e cazzo, però devi colpirlo, sennò... Sì, sì, ce l'ho fatta, vai così. Perfetto, grandissimo, Aquilava, sei un mito. Cioè, grandissimo io, più che altro. Grande, ce l'hai fatta. Il tuo Aquilava ha del potenziale. Andiamo, torniamo dentro. Perfetto, ragazzi, ok, ce l'ho fatta. Madonna, ero già pronto a fare i big tagli. Hai fatto un ottimo lavoro, Ethan. Sei un ottimo allenatore di Pokémon. Ma questo era solo l'inizio. Quando ti stavo salvando là fuori, volevo cercare qualcun altro. Vuoi dire... Sì, stavo cercando un ragazzo chiamato Harold prima che io ti trovassi. È un altro membro della nostra... di noi, insomma. È un altro del nostro gruppo. Ovviamente non potevo lasciarti là fuori. Ecco perché ti ho portato qua dentro. Harold è in missione per barricare la città. In questo modo gli infetti non andranno in giro per la regione, in sostanza. Ma non è ancora tornato. Sai, io non ho nessuna munizione con me. Quindi tu e il tuo Aquilava, voi siete molto forti. Harold è responsabile della nostra sicurezza. Saremo in un grave cioè potremmo essere in grave pericolo se qualcosa dovesse andare male. Dobbiamo assolutamente sapere che cosa succede. Ecco perché l'ho chiesto a te. Cercali, per piacere. Ma là fuori, e se fosse già morto? Voglio rimanere qui e sopravvivere. So che sei spaventato, ma se Harold non dovesse riuscire nella sua missione, potremmo morire tutti quanti. Tutti hanno i loro compiti qua dentro. L'infermiera Joy cura le persone infette, cura le persone ferite. Si prende cura di loro e li controlla in qualsiasi cosa essi facciano. Io analizzo i punti deboli della città e Harold mette a posto i punti deboli. Tu hai un Pokémon forte insieme a te. Sfortunatamente noi non abbiamo nessuno. Dobbiamo tutti lavorare insieme e dovremmo sopravvivere e riuscire e vogliamo sopravvivere a questa situazione. Ok, ho capito, farò tutto. Cioè, lo farò. Lo andremo a cercare noi. I mean, I would be certainly dead if he wasn't. Ok, voglio dire, sarei sicuramente morto se lui non fosse scomparso. Se non se ne fosse andato, ok. Ecco perché mi hai trovato. Grazie, Ethan. Torna al percorso 34. E vai all'entrata della... Ok, perfetto, dobbiamo andare all'entrata della Ilex Forest. Basta con questi dialoghi, mi sono rotto il cazzo. Allora, fermi, fatemi... Ok, Brando, andiamo, sì. Vieni da me se hai la line, che non so cosa sia. Allora, fermi, fatemi salvare. Fatemi salvare su un altro file, perché non si sa mai. Allora, calma. Fatemi parlare con la Joy. Ecco, sì. I can... Come back if you need my help. Ok, no, non ce n'è bisogno per ora. Lei è Melanie, ma non so chi cazzo sia. Il mio Bellsprout... non sto capendo, raga. Non riesco a leggere il font. Basta, andiamo. Ok, devo trovare... Ok, ho capito. Oh, Cristo, Dio, ho capito. Ho capito, devo trovare un cazzo di Bellsprout. Non c'è bisogno che me lo ripeti 14 volte. Mi state chiedendo tutti, Gesù Cristo, non lo so. Volete anche che io mi crocifiga per salvarvi? Allora, fermi, usciamo. Con molta calma. Allora, questo qua... Ok, no, tu sei morto. Ah, io sto guidando Aquilava. È Aquilava che va avanti a me. Ok, perfetto. Allora, questo qua, raga, è tipo il ripostiglio di... dove c'era, se non sbaglio, il concorso fotografico, una roba del genere in Pokémon Heart Gold. Ok, raga, ora bisogna fare attenzione perché là fuori veramente non si sa che cosa ci possa essere. Ok, siamo fuori. Porca puttana, fammi rientrare. Ok, noto con piacere che il mio Aquilava sta soffrendo. Fermi, allora, calma, fatemi tornare indietro. Non può curarmi sta cavolo di Joy, mannaggia lei. Fermi, no, non posso andare fuori con sto Aquilava qua. Mi seccano sul posto, veramente. Allora, curami. I've got enough supplies to heal. Sì, qui, curamelo, ti prego.
Di 5 pp, Mitsuga, madonna, ho già capito che raga, sto gioco qua sarà tipo una roba impossibile. Ergo, dobbiamo tipo salvare sempre. Ok, perfetto. A sto punto, raga, non ci resta che provare a farcela. Io ho già paura. Allora, questo coso qua mi mette sempre un'inquietudine, ho paura che si risvegli, mannaggia lui. Allora, prendiamo queste scale qua, siamo già a 10 minuti. Proviamo ad andare dall'altra parte a sto punto. Ok, c'è quel ciccione di merda. Io sinceramente vorrei cercare di evitarli, però. Oddio, Bensprout! Bensprout, aspettate! L'ho trovato! No, cazzo, è zombie! Ah, ho capito, lo devo ammazzare! Ok, fermi, lago. Penso di aver capito. Allora. L'ho preso in culo. Ma tipo tanto. Ah, no, 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 no! Allora, fermi. Devo cercare di. E porca puttana, sono morto tantissimo perché stavo sbagliando tasto contro quel Bellsprout. Ok, raga, adesso ho capito la storia del Bre oddio. La storia del Bellsprout, cioè, noi dobbiamo. Grazie. Noi dobbiamo ucciderlo perché è diventato zombie. La tipa ci ha detto liberalo dalla sua miseria, vuol dire che lo devo seccare sul posto. Oh mio Dio, allora, il percorso 34 è quello della Ilex Forest, quindi ci conviene assolutamente uscire da questa parte ora. Andiamo a seccare per prima cosa quel Bellsprout. Ricordiamoci che A è questa e non Z fino a prova contraria. Sì, ma non gli faccio un cazzo, questo è il problema. Ok, perfetto, l'ho preso, l'ho preso. Vieni qua. No, dove cazzo vai? Devi venire da qua. No, 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 mi stanno stuprando. Mi stuprano, mi stuprano. Vabbè, sì, mi stuprano. Mi stuprano, mi stuprano, mi stuprano, mi stuprano. Torniamo di sopra, scappiamo. No, come chiuso? Merda! Ok, fermi, 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 fermi. No, 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 ok, calma. Raga, ho. Cioè, è troppo difficile sto gioco. È letteralmente troppo difficile. Joy, ti prego, dimmi che puoi curarmi. Sì, grazie, grazie, grazie. Curami, curami, curami. È necessario che tu mi curi perché altrimenti veramente. Ok, perfetto. Ma che poi non so cosa voglia vuol dire effettivamente quattro linee. Cioè, non lo so perché non. Prima mi ha curato tutto se non sbaglio. Allora, calma. Io devo seccare quel Bellsprout. Ma in realtà la mia vera missione sarebbe andare giù e trovare sto maledettissimo Arnold. Però c'è quel ciccione di merda in mezzo, quindi non so se posso farcela. Proviamo a correre, raga. Vediamo un po' come va, dai, dai. No, 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 ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? No, siete in troppi, siete in troppi, siete in troppi. Allora, io vado veloce, 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 veloce. Che? Ok. Qualcuno ha bloccato l'entrata della Ilex Forest con dei furgoni. Potrebbe essere Harold. Ehi! Che cosa c'è laggiù? No, non dirmi che. Sembra tipo una lista. Ok, check the gym. Harold non è più qui. E non era al nord dell'entrata. Ok, devo andare alla palestra, perfetto. Che cosa voleva qui? What does he want there? Ah, che cosa vuole laggiù? Oh, cazzo divino! Oh, penso di aver involontariamente blasfemato. Posso entrare qua dentro? È chiuso, no, merda. Ok, calma. Quei due lì li ho levati, quindi forse riesco a seccare il Bellsprout. Vediamo se ce la facciamo. Ma io sbaglio tasto. Io sbaglio tasto, sbaglio tantissimo tasto. Ok, quei due là, raga, li ho mandati fuori posto. Perfetto, è stata un'ottima cosa. Sì, l'ho ucciso, vai così. Il Bellsprout ce lo siamo levati. No, cazzo, mamma, sono chiuso, fermi. Devo cercare di fare il giro. No, ho sbagliato. Ah, veloce, veloce, veloce. Ok, perfetto. Fermi, fermi, fermi. Fatemi tornare da Joy. Ok, Bellsprout l'ho ammazzato, adesso parliamo pure con Melanie. Calma! Madonna quanto è difficile sto gioco, mamma mia! Ok. Sono rientrato, ciao. Dammi una ricompensa, ti prego. Ti prego. L'hai ucciso? Te ne sono così grato. Per piacere, prendi questo. Grazie, meno male che mi sono svegliato, l'ho fatto. Ok, può curarmi tre. Ah, non è Lines, è Times! Vuol dire che devo fare attenzione. Ok. Ok, non lo sapevo. Mi sa che ho paura adesso. Adesso ho obiettivamente paura. Ok, abbiamo solo due possibilità di curarci. Allora, devo cercare di aggirare quella. O in alternativa ammazzarla.
Penso che sia l'alternativa migliore. Dai che ce la faccio, dai che ce la faccio, dai che ce la faccio, dai che... La sto mettendo, la sto mettendo... Ok, merda, però mi sono fatto malissimo. Il lato positivo è che i due tipi li ho mandati a fanculo. Il lato negativo, raga, è che adesso se non mi vado a curare entro in palestra e ci muoio, sono sicuro. Perché chissà che cavolo c'è là dentro. Quindi non mi resta altro da fare che andare a curare, a curarmi dall'infermiera Joy. Facciamo una cosa però prima, mi salvo. Perché? Perché se non salvo... se non salvo ce l'ho nel culo. Ok, perfetto. Però noi abbiamo una pozione, ricordiamocelo quando saremo in battaglia. Allora, perfetto, può curarmi altre due volte. Non ho molta scelta, raga. Se uso la pozione la spreco perché sono a metà vita. Adesso, raga, c'è la palestra. Spero che mi diano delle pozioni dopo aver fatto sta cosa qua. Ricordiamoci che entrati in palestra, raga, verosimilmente non si potrà più uscire finché non... non si sarà completata la quest. Io magari poi mi sto facendo tante pippe mentali, ma in realtà c'è semplicemente Harold, lo possiamo portare a casa, ma dubito fortemente, sinceramente. Ok, entriamo in palestra. Vaffanculo, chissà perché me l'aspettavo. Aiuto, aiuto! Ok, questo è Harold, sicuro. Non ci posso credere, c'è un sopravvissuto. Forse è Harold, forza, dobbiamo andare ad aiutarlo, ok, perfetto. Buongiorno. Ok, velocemente, ok, proviamo a evitarla. Oddio, Jigglypuff! Oh, l'ho seccato subito, perfetto. Veloce, veloce, veloce. Ok, perfetto, sono riuscito a evitarlo. Cazzo, ho sbagliato tutto. Però qua forse c'è una pozione. No, ok, è una bacca che forse equivale a una pozione. Potrebbe essere una cosa molto positiva. Ok, quello lì è rimasto incastrato, godo. No, io devo andare da quella parte. Come faccio? Vieni, 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 vieni. Vieni da questa parte. Vieni giù, vieni giù. Ok, ok. No, devo tornare dietro. Devo tornare dietro. Devo tornare dietro. Ok, fermi, 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 fermi. Devo assolutamente... Ho un problema, devo curarmi. Ok, siamo a 15 su 20. Calma adesso. No, vaffanculo. Stavo sbagliando ancora tasto. Ok, è letteralmente un cazzo di inferno. Ok, dove ho salvato io? Qua prima di curarmi dalla Joy, giusto? Ok, allora, non sembra così difficile. Perché uno lo posso evitare. Gli altri due... No, ho sbagliato. Gli altri due me li posso trattare in un certo modo. Quindi, allora, curiamoci. Siamo a 17 minuti. Dopo la palestra ovviamente stopperò l'episodio perché già sta venendo troppo lungo. Però, raga, voi mi avete consigliato di farli... Cioè, mi avete chiesto di farli più lunghi e io li farò più lunghi come avete chiesto voi. Tra l'altro non so neanche quando uscirà questo video, sinceramente, quindi... Boh, appunto non lo posso sapere. Mamma mia però ragazzi, quanto è difficile sto gioco. Allora, quella sì, l'ho già ammazzata, perfetto, mi stava già venendo l'ansia. You can save now, evviva. Ah, posso salvare solo nella casa, quindi aspettate, famo una cosa bellissima e salviamo nella casa. Ok, perfetto, così almeno saremo pronti nel caso dovessimo schiattare. Cosa molto probabile, fra l'altro. Allora, io prima... Ah, ok, perfetto, Harold... Harold, dai forza. Allora, la prima sono riuscito a evitarla prima. Gli altri due sono un problema. Jigglypuff l'ho seccato con due ok, fermi. Facciamolo incastrare come prima. No, cazzo, no, cazzo. Vai, vai, vai. No, 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 ma inculato, ma inculato. Oddio, ho seccato anche Jigglypuff. Godo, godo tantissimo. Vieni qua, vieni qua, vieni su. No, sta tornando indietro lo stronzo, aspetta. Aspetta, no, che poi se mi chiudo. Muori. Ma la sto premendo, ah, non lo secco. Ma vaffanculo. Allora, curiamoci. Ho bisogno che... Vieni. Vieni qua. Ok, perfetto. Forse ci ho fatto... Sì, 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 sì. Muori, muori, muori. Ok, perfetto. L'ho ucciso. Ottimo così, ottimo così. Andiamo a prenderci la bacca qui. C'è solo quello adesso che mi avanza. No, sto sbagliando tasto. Allora, la bacca esattamente cosa fa? Porca troia. Cura solo 5. Ok. Allora... Proviamo a vedere se riesco. Dai che ce faccio, ce faccio, ce faccio, ce faccio. Eccomi qua, eccomi qua, eccomi qua. No, figa, li devo ammazzare tutti. Non ci credo, Arnold. Sei uno stronzo di merda. Sei un infame, eretico, arrogo. Allora, calma, 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 calma. No, 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 devo capire. Devo cercare di capire, devo cercare di capire, devo cercare di capire. E io ho paura quando arriveranno i boss perché è fisso che arrivano i boss in sto gioco. Ci scommetto le palle blu. Non ci credo. L'ho mandato con quell'altra, mo che cazzo faccio? Magari non l'hai più nei paraggi e te ne vai lo stesso. Non ci credo. Ho fatto una boiata.
vieni qua, Arnold, zombie, ho bisogno che tu venga qua. Vaffanculo, sono rimasto in mezzo! Si può avere così tanta sfiga? Ma dai, poi è difficilissimo sto gioco, ma veramente, è una cosa allucinante. Allora, usciamo. Ok, ho usato Graffio senza apparente motivo. E si è buggato tipo Gold che è rimasto indietro senza spiegazione logica. Ok, aiuto, sì, è sempre lui. Madonna, raga, che sfiga che ho avuto che l'ho rimandato di là. Io devo fare attenzione a ricordare. È poco intuitivo il comando, purtroppo, perché tu adesso ti faccio fare. Ok, perfetto. Ah, vaffanculo. Ma vaffanculo. Ma quanti siete? Muori, muori, muori. Raga, non funziona, sta. Io uso Graffio, quello lì sta fermo. Oh, siccome tanto li devo ammazzare tutti, io a sto punto tanto vale che secco la prima che arriva. Così almeno uno me lo levo. Il Jigglypuff non dovrei avere particolari problemi e vaffanculo a tutti a sto punto. Allora, focalizziamoci su sta cazzo di A. Vieni qua. Qui. Ok, qui, qui, qui. Porco diso se sei spastica. Ok, ce l'abbiamo fatta finalmente. Muori! Ok, ce l'ho fatta. Questa è andata. Jigglypuff, vieni qua. Vieni qua, porco due. Vieni qua. Venchi, venchi, Mona! Dai! Ok, perfetto. Perfetto, questa è andata. Pozione. Ok, perfetto. Abbiamo quasi tutti i PS carichi. Ora. Di corsa qui, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua, mannaggia te. Ok, vai, attaccalo, attaccalo, attaccalo. No, cazzo, stavo premendo Z, non ci credo, sono un coglione. Muori, muori, muori. Ok. Barry, fermi. Io non so se ce la posso fare. Me la rischio, perché raga, dobbiamo anche contare che devo cercare di resistere e di non utilizzare troppo l'infermiera Joy, perché altrimenti cazzo di porco due. Fuggi, 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 fuggi. Vieni qua, vieni, 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 fai il giro. Bastardo, muori, muori, muori. Oh, porco due, l'ho mandato di nuovo di là e non ci credo. Mamma mia, che nervoso. Non c'è un altro oggetto qua per curarsi. Mannaggia a voi. Questi due qua sono cadaverici insieme. Vieni, 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 vieni. Ti devo seccare qua. Ti devo seccare qua. Non ho molta scelta. Vieni qua. Vieni. Sì! Sì! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Miracolo! Ok. Arnold, adesso però non devi fare cazzate. Ok? Grazie, ragazzo. Tu sei Harold? Sì, sono io, perché? Perché mi stavi cercando? Chi sei tu? Non ti preoccupare, Dave mi ha chiesto di cercarti. Stai bene? Sei stato morso? Lo spero, perché se cominci anche tu veramente comincio a bestemmiare. Ok, ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta? Sì, grazie a Dio. Harold, fortunatamente stai bene. Eravamo tutti preoccupati per te. Pensavamo addirittura che tu fossi morto. Per fortuna non lo sono. Grazie a questo ragazzo e al suo qui lava. Potreste gentilmente curarmi il Pokémon? Ma dimmi, che cosa è successo? Come tu hai chiesto, ho barricato l'entrata a sud. Così questi bastardi non si spread out, come si traduce in italiano, non si diffonderanno facilmente. Poi volevo controllare la palestra. Sulla mia strada ho scoperto che alcuni infetti mi stavano inseguendo. Sono corso all'interno, ma per colpa di ciò, Haze Maze, non so che cazzo sia scritto. Grazie a ciò. Whitney ha costruito nella palestra. Non riesco a tradurre perché è scritto di merda. Quegli infetti erano confusi a causa della haze. Forse boh, sarà nebbia haze, non lo so. Spero di sì. Giusto. Quei mostri sono così stupidi.
hanno solo un'unica cosa nelle loro rotelle. Mangiare. Ok, perfetto, ci eravamo arrivati. Ma un gruppo di quei mostri sono pericolosi. È molto facile, però, trick, imbrogliarli. Pensaci. Sì, infatti, ne abbiamo girati un bel po'. Quando sono da soli non sono un problema, ma quando lo sono potrebbero essere addirittura, quando sono insieme potrebbero essere addirittura mortali. Non potrò mai ringraziarti abbastanza per ciò che hai fatto. Qual è il tuo nome? Il mio nome è Ethan e questo è il mio Pokémon, Brando. Grazie ancora, Ethan e Brando. Una domanda. Che cosa è successo? Che mi sai dire di quei furgoni che hai piazzato al sud dell'entrata? Non potremmo utilizzarli per andarcene da qui? Impossibile. Quei furgoni non sono riuscito a leggere. Non possiamo andare lontano. Quei mostri ci inseguirebbero subito. All useful. Tutte le macchine utili, anche i Pokémon che potevamo portare con noi se ne sono andati. Siamo intrappolati in questa città. Ecco perché abbiamo bisogno di quelle risorse importanti, quelle provviste importanti. Che sono disseminati in giro per Fiordropoli. E dobbiamo anche mantenerci al sicuro. Sai, hai visto che cosa potrebbe succedere se qualcuno rimane da solo per le strade? Ma c'è una speranza. Forse possiamo ancora costruire qualche boat, qualche barca. Ah, sì, è vero che siamo sul mare. Qualche barca o car o macchina. Ma è ancora troppo presto per pensarci. Ok, basta però, voglio stoppare l'episodio. Perlomeno stai bene, Harold. Questa è la cosa più importante. Vieni da me, c'è qualcosa di nuovo. Sai che? Alright, perfetto. I will do my best, farò del mio meglio. Che sta andando a fa? Non si sa. Ethan, apprezzo molto il tuo lavoro. Sfortunatamente non posso darti niente, bastardo di merda, tutto sto tempo a parlare e poi non mi dai nulla. Ok, ricambierò il favore, perfetto. Grazie, ma Ethan, tu e Quilava siete le uniche possibilità che abbiamo. The only ones who can get. Ah, siete gli unici che potete uscire da questo nascondiglio. Questo vuol dire che c'è altro da fare? Probabilmente. È ovvio, raga, siamo gli unici con i Pokémon. Ma non ti preoccupare, prendi il tuo tempo prima di fare quello che devi fare. Vieni quando ti senti pronto. Ok, allora in questo momento ne abbiamo 2 HP. Forse è il caso che ci curiamo. Porca troia, solo una volta puoi curarmi, io non ci credo. Ragazzi, l'episodio finisce qua, siamo nella merda più totale. Io. Madonna, mi viene da piangere, vi giuro. No, in realtà mi viene da urtare. Io spero che questo video vi sia piaciuto, se è così invito come al solito a lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Prima di concludere l'episodio salvo, perché dovete sapere che lo stesso pulsante che stoppa la registrazione equivale al pulsante di spegnimento del gioco, quindi appena spegnerò il gioco si resetterà e se non salvo sono nella merda. Detto ciò, mi raccomando, passate anche dei social in descrizione e la campanella. Mi dimentico sempre della campanella che sta in alto a destra per rimanere aggiornati sui feed e noi ci becchiamo in un prossimo video. Video!